Buongiorno a tutti e benvenuti nel corso Italian for Beginners. Oggi si tratta di capitolo 1. Benvenuti a tutti, che si trova a pagina 25 nel vostro libro. Finora abbiamo parlato di frasi completi che si possono usare in diverse situazioni. Adesso vi presenterò delle strutture di grammatica perché voi possiate usarle per formare delle frasi proprio vostre. Capitolo 1 è composto di quattro punti chiave grammaticali: nomi, articoli, il verbo avere ed espressioni idiomatiche con avere. Prima di cominciare con questi temi, però, vorrei presentarvi il vocabolario preliminare a pagina 26 nel vostro libro. At the top of page 26, you'll find a dialogue written out under the heading La stazione di Roma. I'm going to read this dialogue, and after I'm done, I'd like you to read the dialogue yourself, or better yet, act it out with a friend. This is an encounter between a customer, il cliente, and a clerk at a train station, l'impiegato. Allora, cliente, buongiorno, un biglietto per Venezia, per favore. Impiegato, ecco, sono 57 euro. Cliente. Ah, scusi, un'informazione. C'è un ufficio cambio qui in stazione? Impiegato. No, ma c'è una banca qui vicino, in piazza Garibaldi. Cliente. Grazie e arrivederci. Impiegato. Prego, buona giornata. Now that you've heard the dialogue and read through it yourself, use the questions below the dialogue to check your comprehension. Moving along, I'm just going to read through the vocabulary on pages 26 and 27, including the parole extra in the margin of pagina 27. If there are words that need clarification, I'll explain that after I'm done presenting the pronunciation. As always, please repeat the words after me and incorporate the new vocab into your practice as much as possible. Un aeroporto. Un albergo. Una banca. Un bar, un caffè, una chiesa, un cinema, una farmacia, un museo, un negozio, un ospedale, una piazza, un ristorante. Una scuola, uno stadio, una stazione, un supermercato, un teatro, un ufficio postale, cambio, informazioni, prenotazioni. Un'università, una via, un viale, uno zoo, un aeroplano, un aereo, un autobus, un bus, un'automobile, un'auto. Una macchina, una bicicletta, una bici, una motocicletta, una moto, un motorino, uno scooter, un treno, a destra. A sinistra, sempre dritto, lì, là, lontano, qui, qua, vicino, qui vicino, c'è, ci sono, dov'è? Ecco.
con, da, di, in, per, senza, su, bagagli, un biglietto, una borsa, un'informazione, un passaporto, una prenotazione, una valigia, un viaggio, uno zaino. Mostly this list is good, but there are a couple terms in the part about transportation that I think could be clearer. Specifically, some words have multiple possible meanings, one of which is a clear English cognate. In these cases, the most obvious English cognate is not the best choice necessarily. For instance, aereo is more common in my experience than aeroplano. Likewise, macchina is the preferred term for car, and moto is the term you'll hear the most for motorcycle. Those are the main ones. This pretty much covers the vocabulary for this section, so please get in touch if you need more details on this or would like to schedule a tutoring session. I'm happy to answer any questions you might have and ask that you post them in the comments section if you're comfortable doing so, so others can benefit from the answers as well. For homework, go through esercizi A through D on pages 27 and 28, preferably with a partner or small group, but alone is fine if you don't have anyone to practice with. When you're doing esercizi C e D, remember that when someone asks a question using c'è, the answer to the question could simply be sì c'è or no, non c'è. You don't have to repeat the whole sentence back. The key to the exercises is included in the description of this video, so please take a look at that and let me know which of the questions you struggled with so I can know which topics to cover in greater depth in my future videos. Thanks for watching, and please subscribe if you found this series helpful. I'm posting new videos regularly now and can't wait to dig into Capitolo 1. A presto!